Ciao, oggi parliamo del gin, fantasma molto legato al generatore di corrente, tant'è che se il generatore è acceso, durante l'inseguimento si muoverà più velocemente fino ad arrivare ai 2 metri di distanza dal giocatore, quindi fino a stargli praticamente col fiato sul collo. Inoltre, sempre se il generatore di corrente è acceso, quando gira invisibile in mezzo a voi, potrebbe ridurvi la sanità del 25% senza che ve ne rendiate nemmeno conto. Quindi particolare attenzione se avete il dubbio di trovarvi a che fare con un gin. Qual è la sua debolezza? È che se il generatore di corrente è spento, lui tutte queste belle abilità non le può utilizzare. Per cui il consiglio principale è quello di tenere le luci spente e andare di torcia o di candele. Altro punto, il gin non interagisce mai direttamente con il generatore di corrente. Significa che se è acceso non lo spegnerà mai per tutta la durata dell'investigazione. Attenzione a non farvi trarre in inganno dal generatore che si stacca da solo se accendete troppe luci, o se lasciate che sia il gin ad accenderle, perché chiaramente oltre un tot numero di luci accese il generatore salterà comunque da solo. Quindi attenzione a questo punto. Per finire, quando attacca il gin, anche lui sotto il 50% di sanità mentale media di squadra. Con questo io ho concluso il capitolo sul gin. Vi aspetto come al solito nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!